Assemblea regionale degli autoferrotranvieri Abruzzo nella sede della CGIL di Pescara per annunciare lo sciopero nazionale e la manifestazione a Roma sotto il Ministero dell'8 novembre per il rinnovo del contratto di lavoro e altre motivazioni di cui ci parla Daniele Fuligni, coordinatore nazionale trasporto pubblico La locale. situazione è drammatica, c'è una carenza di personale che supera il 10% di tutto il personale viaggiante e sinceramente a rischio c'è proprio il servizio, oltre che diciamo così, la perdita del potere d'acquisto ormai è insostenibile per tutti i lavoratori. Quello che chiediamo è un rinnovo che recuperi la parte economica persa, un rinnovo serio e il miglioramento dei tempi di vita e di lavoro del personale viaggiante perché è stato messo veramente a dura prova. Le condizioni di sicurezza vanno assolutamente migliorate in breve termine e ci auguriamo che questa, diciamo, richiesta anche di finanziamento rispetto al governo del Fondo Nazionale dei Trasporti crei, come dire, si creino le condizioni per poter andare a finalizzare la trattativa del rinnovo. Qual è la situazione particolare in Abruzzo? Aurelio Di Eugenio, segretario generale FILT CGIL Abruzzo e Molise. L'8 novembre tutti gli autoferrotranvieri d'Italia si fermeranno perché chiediamo a gran voce il rinnovo del contratto nazionale in virtù dell'aumento del costo della vita, un contratto scaduto da un anno, quindi l'8 novembre faremo uno sciopero di 24 ore, è il terzo sciopero che faremo, che abbiamo fatto nell'arco dei 3 mesi. Faremo anche una manifestazione a Roma sotto il Ministero dei Trasporti per rivendicare il diritto ad avere un contratto rinnovato.